2022 è stato un anno spettacolare, penso che sia veramente indimenticabile, non ho Sono parole. senza parole anch'io. Ferma, ti aspetta, Robby, qualcosa non va. Are you a calm and reasonable person? No! Abbiamo sbagliato Abbiamo anno. sbagliato anno. Non li hanno ancora visti loro quelli del 2022? No. Ah, peccato per voi perché il Vabbè. 2021, ragazzi, è stato un anno terribile. Veramente, è stato uno schifo. Quest'anno faremo i Cruduz Award soltanto perché abbiamo detto che li facevamo ogni anno, ma sarà più un video polemica che un video per dare premi perché è stato un anno deludente. Beh, qualcosa di bello è uscito, peccato che alcuni, cioè una delle cose belle che sono uscite sia una specie di porting su Next Gen, però Per insomma, te perlomeno, sì, però. qualche sorpresa c'è stata, ci sono state molte più delusioni, però Stato un anno abbastanza scarno, è sì. inutile nascondersi dietro un dito, è un anno molto, molto fiacco. Ah, avete notato delle novità? Stiamo registrando in un posto diverso, questa è la mia nuova casa. Ho già registrato svariati video in questa casa, ma non ne è uscito ancora uno. Probabilmente questo sarà il primo che uscirà. Per tutti ho registrato un'introduzione dove spiegavo i cambiamenti che sono occorsi nella mia vita e adesso anche nella sua. Devo farlo anch'io. Sì, adesso abbiamo due case diverse, quindi probabilmente per i prossimi video avremo quasi sempre Location questo set, differenti. perché a casa mia non ho il computer. Però potremmo registrare anche a casa sua, poi monto a casa mia, quello cambia Sì. poco. Siamo un po' incasinati. A casa mia qui la connessione fa schifo, a casa sua la connessione è buona, ma il computer è mio, quindi l'ho portato qua. Lui è Devo senza comprare un computer, quindi MacBook, ma ora non mi va. stiamo facendo un po' di cambiamenti, motivo per cui ve lo anticipiamo in questo video che nel gruppo Telegram già lo sa, le live non si potranno tenere per un po' di tempo, perlomeno fino a che o lui non comprerà un computer per poter fare degli stream o a me non arriva una connessione decente, perché attualmente ho 3 mega in upload che non sono sufficienti per fare praticamente nulla, mi ci Io ne ho vuole una vita anche 20. a caricare un video, quindi non va bene. Vabbè. Consider vabbè, lasciamo perdere i dettagli tecnici, non è abbastanza per reggere il tipo di live che facciamo noi. 2021.
Saranno dei Cruduz Awards un po' scarni, diciamo che c'è anche un inghippo per quanto riguarda i miei premi, perché poi lo vedrete, insomma, dai, io direi di iniziare con i premi, te che dici? Prima di tutto però, ragazzi, facciamo una piccola premessa, non ci ricordiamo a cosa li abbiamo dati, quindi ogni tanto li leggeremo dietro nel computer, questo per farvi capire che anno fantastico è stato. Io bellissimo. Ricordo quasi tutti i premi che ho dato, perché comunque sono giochi che ho ritenuto molto validi, lui veramente è stato... Io no, per me è stato un anno di merda. Ah, ultima cosa, dato che è stato un anno terribile, non ci sentiamo di fare tutto il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi ho fatto un lavoro molto più... cioè non ho fatto lavoro, ragazzi, utilizzo le animazioni dell'anno scorso perché... Sì, non ne vale la pena. Non faremo separati, cioè. Perché cioè, più o meno abbiamo la stessa visione di quello che è stato l'anno. Ragazzi, questo è un video inutile, ma noi lo facciamo lo stesso perché vi vogliamo bene, l'abbiamo promesso, quindi lo facciamo, ma non abbiamo voglia di farlo. Prima animazione riciclata. Okay. Miglior comparto artistico. Ok, io assegno questo premio a Little Nightmares 2. Per me è stato semplicemente un gioco sbalorditivo sotto quasi tutti i punti di vista. È uno dei giochi che più mi ha intrigato durante l'anno ed è entrato addirittura nella mia top 10 dei giochi preferiti. Quindi hanno fatto un lavoro strabiliante. Ve lo anticipo, ha fatto incetta di premi nelle mie classifiche perché è un gioco che mi ha colpito veramente sotto quasi tutti i punti di vista. L'ho amato alla follia, mi ha messo un hype pazzesco, è arrivato alla fine, tanto che l'ho rigiocato altre due volte consecutive, che è una cosa che per me è molto rara. E niente, complimenti ragazzi, perché avete fatto un lavoro spettacolare. Seconda animazione riciclata. E devi dire il tuo, imbecille. Eh sì, ma c'è miglior coso Ichigo e poi miglior coso Ludens, sono separati. C'è l'animazione nel mezzo. Anche ah, sai che non me lo ricordavo. Vabbè, il mio premio per il miglior comparto artistico va a The Medium. È un gioco che mi ha sorpreso tantissimo, mi è veramente piaciuto. Non mi aspettavo che mi sarebbe piaciuto così tanto, nonostante pecchi molto dal punto di vista del gameplay, perché è estremamente basilare, non evolve mai a differenza della trama. Ah, una colonna sonora fantastica, ma più di tutti un comparto artistico che è veramente meraviglioso. Quindi, bravo. Bravi fanti. Io assegno il premio come sorpresa dell'anno a It Takes Two. Grandi! È un gioco che effettivamente mi ha colpito tantissimo, l'ho giocato in un contesto differente dal solito, in precedenza avrei giocato un titolo del genere insieme a Claudio, quindi spaccandomi di risate con lui, questa volta l'ho giocato con la mia compagna. È stata un'esperienza meravigliosa, un'esperienza che mi ha fatto vivere il videogioco sotto un punto di vista differente. Voi dovete sapere che la mia compagna adora i videogiochi, ma non è una gamer come me, non ha esperienza. Però è stata molto paziente, molto brava e mi ha reso l'esperienza forse anche più piacevole di quella che avrei avuto giocando con Claudio. Perché mi ha fatto vivere il gioco in un contesto diverso, mi ha fatto esplorare un mondo diverso da quello che sono abituato a vedere, ossia quello di giocatori con esperienza, non dico bravi perché sapete tutti che Claudio è quello che è, d'altronde le live di Metal Gear sono tutte sul canale. Dovrei fare la live di Battlefield, ho fatto quella roba ieri, mamma mia. Però mi ha fatto vivere il gioco in una maniera sensazionale, è un gioco che ho amato alla follia e non mi aspettavo mi sarebbe piaciuto così tanto. Quindi grazie ragazzi per l'opera che ci avete regalato. Il mio premio per la sorpresa dell'anno va a un videogioco che ho citato poco fa ed è Battlefield 2042. Tutti sapete che Battlefield quest'anno non ha la campagna single player. In tanti immagino che sapranno, almeno tra quelli che mi conoscono che stanno guardando questo video, che Battlefield 1 per la precisione, è stato l'unico gioco che io abbia mai posseduto ad essere stato restituito per prenderne un altro. Faceva schifissimo, l'ho dato via, l'ho odiato, è probabilmente uno delle mie delusioni più grandi. Tra l'altro l'ha dato via per prendere Mass Effect Andromeda. Andromeda!
Questo mi fa capire quanto mi ha fatto schifo anche Andromeda, per dove ero arrivato. Da Andromeda era carino, Sì, diciamo, non era meglio di come Mass Battlefield Effect, 1. ma. E questo Battlefield 2042 mi ha dato inizialmente delle, come posso dire, delle sensazioni contrastanti, perché trovavo quasi gli stessi difetti che avevo trovato in Battlefield 1, però poi mi sono accorto che semplicemente il mio modo di giocare era sbagliato e nel giro di un'altra partita ho stravolto completamente tutto. Mi sono divertito tantissimo, il gameplay è divertente. Sono arrivato nel momento in cui hanno fissato un sacco di roba, quindi a quanto pare mi è andata anche bene. Le mappe mi piacciono, mi piace tutto. C'ha qualche mancanza che credo verrà colmata nel corso dei mesi, però avevo proprio voglia di sparare a qualcuno, videoludicamente parlando. Suonava brutta, E comunque avevo davvero veramente tanta voglia di un FPS competitivo su larga scala. E sto Battlefield è quello che speravo. C'è ancora qualcosa da migliorare, però è stata un'autentica sorpresa perché quando l'hanno annunciato ero stragasato, ero Il fatto contentissimo. che non avesse la campagna, però. Sì, quello mi aveva un po', però non mi interessava perché tanto la campagna ci giocavo una Sì, volta e vabbè, è poi vero, ci giocavano poco, però facevo 500. meglio averla che non averla. Battlefield 4 ho fatto quasi 1000 ore di multiplayer. Quindi immagino 7 ore di campagna. Quindi non me ne Tantissimo. fregava della campagna, però il materiale che era stato mostrato mi ha fatto un po' schifo, ecco. E invece il pad alla mano mi è piaciuto. Quindi grande Dice, continua così. Vince, stampella, fai del tuo meglio. Vince Zampella farà un capolavoro come ha fatto con Titanfall 2, quello non c'è discussione. Il mio GOTY è Titanfall 2. Ah no, ho sbagliato anno, non è il 2016. Ma se si va sugli FPS lo vincerebbe tutti gli anni per me, eh. Che secondo me? O Destiny 1. Prossima categoria riciclata. Il buff. Questo premio lo do a un gioco che purtroppo non sono riuscito a finire. Mi manca tanto così dal finirlo, ma una volta che lo nominerò capirete il perché. Il gioco. L'hai finito. No, mi manca tanto così alla fine. Mi manca un bioma. Io lo do a Returnal. Di Returnal mi manca soltanto la parte finale perché sono all'ultimo bioma e purtroppo sono morto, mi tocca rinavigare tutti i mondi e non ho tempo, ragazzi, non ho tempo, il mio tempo videoludico è fatto di sessioni brevi e fino a poco tempo fa il gioco non permetteva di fare salvataggi mid-game che venissero conservati, il gioco doveva essere lasciato in modalità riposo e se il gioco aggiornava, ciao, Ciao, perdevi tutto, quinto tempo non quindi interessa a nessuno, parla della musica. L'ho lasciato così, però effettivamente a livello di colonna sonora è un titolo strepitoso. Ci sono delle tracce che sono memorabili a dir poco, sono fenomenali nel contesto videoludico, sono molto piacevoli da ascoltare anche fuori, ma soprattutto è uno dei pochi giochi che c'è. Immagino, stai camminando per strada. Un casino. Maestro. È uno dei pochi giochi dove effettivamente la colonna sonora arricchisce il gioco, soprattutto a livello di gameplay. Chi l'ha Perché contestualmente giocato ci sta bene. sa benissimo cosa dia, ad esempio, la canzone di Hyperion all'interno del gioco, non soltanto per il gameplay, ma anche a livello di narrativa e quant'altro. È un gioco che effettivamente basa molto della sua esperienza sull'aspetto uditivo. E hanno fatto un lavoro fenomenale, una delle colonne sonore migliori che ho ascoltato negli ultimi 10 anni, probabilmente. Io questi premi non li ho mai potuti dare e quest'anno posso perché mi hanno fatto la Director's Cut. Ovviamente se fosse uscita altra roba io non l'avrei neanche considerato. Ma visto che Non quasi è tutto quello che è vero. uscito quest'anno mi ha fatto cagare, io do il premio come miglior colonna sonora dell'anno a Death Stranding Director's Cut. Spoiler, indovinate che titolo ha vinto il suo Game of the Year? Però, il mio Game of the Year in realtà è un altro. È Ma vero. ci arriviamo dopo. Comunque, colonna sonora incredibile, penso che sia a mani basse la colonna sonora che io abbia mai sentito, la colonna sonora più bella, sono diventato dislessico, che io abbia mai sentito all'interno di un videogioco, l'ascolto un sacco. Ovviamente intendo sia la original soundtrack di Ludwig Forssell, sia ovviamente le canzoni che sono state inserite nel gioco, quindi l'album Timefall con i Bring Me the Horizon, Aura e via discorrendo, l'Horoar.
Silent Poets, adesso anche Goliath e il Yellow di Woodkid, che adoro tantissimo. Quindi per me sta colonna sonora vale più di tutto quello che ho giocato in vita mia. Basta così, premio della vita. Grazie, grazie Cucino. Questo premio lo do a Jane Perry. Jane Perry. Stavo scherzando, ragazzi. Lo do a Jane Perry, che è la doppiatrice attrice che ha prestato la voce a Celine di Returnal. Celine Dion. Secondo me ha fatto un lavoro stratosferico. Ero indeciso se darlo a lei o ai protagonisti, quindi ovviamente la coppia di Takes Two, perché anche quelli hanno fatto un lavoro spettacolare. Però devo dire che Returnal mi ha colpito veramente tanto in svariate sequenze che mi hanno lasciato senza parole. Non solo per il doppiaggio originale, che è fantastico, ma anche per il doppiaggio in italiano, che è stato veramente una sorpresa. Mai mi sarei aspettato di poter giocare finalmente, dopo tanto tempo, un gioco in italiano e potermelo godere tanto quanto quello originale. Quindi secondo me è il gioco che ha fatto, cioè è stata la performance migliore dell'anno. Il premio per la miglior performance di quest'anno va a Mads Mikkelsen nei panni di Cliff in Death Stranding. Roberto lo ha skippato Death Stranding perché non ha giocato la Director's Cut e penso che non lui mi sembrava giusto darlo a un gioco più... Però ad esempio Returnal non l'ho giocato, ho giocato 2 ore, mi sembrava un po' poco per poter dare un giudizio. Però ragazzi, io penso, non lo dico perché sono di parte, perché ovviamente sono di parte, ma cercando di uscire dalla mia persona e guardarlo da un punto di vista esterno, credo che la performance di Mads in Death Stranding sia uno dei punti più alti della storia videoludica dal punto di vista della recitazione. Su questo concordo. Hanno fatto tutti un ottimo lavoro, allucinante. Tutti. Però sapete bene quanto abbia amato il personaggio di Mads Mikkelsen, di Cliff in Death Stranding, che ho sempre ritenuto come una performance, perché la sua effettivamente è una performance attoriale sopra qualsiasi altro attore che si sia visto all'interno di un videogioco. È stratosferico. Troy Baker ha fatto Troy Baker, grandi cose. Troy Baker è l'unico che riesce ad avvicinarsi a degli attori veri di Hollywood. Che questo ti come fa voce, capire quanto no in generale. Ah, come perché come voce anche, secondo me, oddio, come si... Nolan North. Secondo me sono i due big, sì, sono i due più bravi dell'industria. Ora abbiamo anche... Sono anche gli unici che si avvicinano a degli attori hollywoodiani, quindi sì, ti fa capire quanto siano bravi. Bello, 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 veramente, guarda. Per me la performance di Mads è indimenticabile. Mamma mia, veramente. Sono stati bravissimi tutti. Norman Reedus, Tommy Earl Jenkins, Lea Seydoux, tutti, ma Mads Mikkelsen, ragazzi. Mamma mia, Lea Seydoux, ragazzi. Che performance, cioè. Mamma mia. In... come si chiamava? Vabbè, il film quello dove è nuda, La vita di Adele, cioè... Il gioco più atteso di questo 2021 è God of War. No, dell'anno prossimo. Non esce quest'anno, Rob. Non esce quest'anno. No. Ma porca puttana! Delusione dell'anno, il rinvio di God of War. Non c'è questo premio, però è quella la delusione, lo sapete tutti. Tutti lo sapete, non fate finta di niente. No, che non c'è. Il gioco l'abbiamo... delusione. No, non c'è il gioco delusione. Sì, sì, sì. No, noi abbiamo un altro premio. Ma cosa stai dicendo? Ecco. Bravo, detto. No, c'è la delusione dell'anno. Ma ci sarà un gioco che ci ha fatto aperto Media Encoder? No, non c'è il gioco delusione. Ma a me c'è qualcosa che mi ha deluso. Sì, la next gen in generale. Ops. Vabbè. Comunque ragazzi, a nome di tutti e due, gioco più atteso dell'anno prossimo. God of War Ragnarok, non poteva essere altrimenti. Qui penso che non ci sia niente da aggiungere poi dopo il trailer che è stato mostrato, anche se... Anche ma se loro per i coglioni, vabbè, sono riusciti a smorzarmelo un po', ma vabbè. La delusione dell'anno, ragazzi, è, concordo da tutti e due, è l'attuale next gen, quindi la current gen. Per me la delusione dell'anno è PlayStation 5.
nello specifico, perché Xbox non ce l'ha. Non ce l'ha, ma io ti parlo di next gen a livello di titoli videoludici, non di esperienza di console o altro. Sì, io faccio un mashup. Effettivamente, se io prendo i giochi usciti su PlayStation 5, prendo i giochi usciti su Xbox, non c'è niente che secondo me è valevole di essere considerato next gen. Xbox si salva quest'anno, a fine anno. Forse a fine anno con Forza Horizon 5. Cioè, siamo a fine anno, si salva con Forza. Si salva con Forza. Però è troppo poco. Io, ragazzi, in un anno non abbiamo avuto, scusatemi il francesismo, un cazzo. Abbiamo avuto veramente poca roba. Non abbiamo avuto nulla. Se pensiamo come è stato il lancio di PlayStation 4, ci è andata più che bene. Però è sbagliato fare la contrapposizione con la scorsa generazione. Noi dobbiamo basarci su quello che ci era stato detto. Dovevamo avere quest'anno, nella finestra di lancio di PlayStation, dovevamo avere God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, e questi tre non li abbiamo avuti. È vero, abbiamo avuto Ratchet, Miles Morales, abbiamo avuto Returnal, abbiamo avuto Deathloop, ok. Però di tutti questi, se io prendo Ratchet, è un gioco che non gli do più di 8. Lo sto finendo ora, mi manca giusto l'ultimo combattimento contro... Mi rimane solo quello, per me... Lo bippiamo quello, è spoiler! Ah sì, scusa, l'ho bippato, voi non lo sapete, ma chi l'ha giocato lo sa. Mi manca solo quello e vedo il finale. Per me è un gioco che massimo, e dico massimo, gli do 8, perché è un'esperienza che è stata poco pulita. Ho trovato una marea di bug. Spesso e volentieri, uscendo dalla navetta, non vedevo il personaggio, avevo la telecamera impostata come se fosse in prima persona. Se giravo con lo stick destro, si allontanava talmente tanto che vedevo il personaggio piccolo così... e vedevo il mondo enorme. Facevo due passi, la telecamera si avvicinava, facendo dei salti a volte mi mancava gli agganci, volava di sotto, si fermava un centimetro sotto nel vuoto col personaggio che ballava così e sì, poi cadeva di sotto nel vuoto. E c'è in tutti i Ratchet, cioè fa parte dell'esperienza. No, è un'esperienza poco rifinita rispetto a quelli che sono stati i vecchi capitoli, ma anche i giochi di Insomniac in generale. Io ho avuto veramente pochi bug, io ne ho trovati un botto. Ho avuto la stessa esperienza schifosa che ho avuto con Ori and the Will of the Wisp, tale quale, pieno zeppo di bug, stesso errore dell'anno scorso. È vero. Per me è un po' tutto che mi porta a spingere, cioè che mi porta, che Dio merda, per me è un po' tutto che mi spinge a definire PlayStation 5 e in generale la next gen di Sony, perché non posso parlare di quella Microsoft perché non l'ho vissuta, però che mi spinge a dire è uno schifo. Partendo dal presupposto che sono stato evidentemente truffato, così come tutte le altre persone che hanno creduto alle loro parolone, ma a conti fatti c'ho in mano una console che ancora mi dà problemi con il cavo HDMI, con la configurazione. Ancora? Ora ho messo a meno 2 il trasferimento, per ora sembra che non mi dia problemi. Dopo ti do un cavo, no, mi sa che non lo portate dalla mamma. Vabbè, però ora non mi dovrebbe dare problemi. Mancano delle feature, ancora se tengo premuto il tasto PlayStation non ho la shortcut per spengere, fa... e non fa niente. Non ho avuto giochi interessanti, non ho avuto niente. Ma mi pare normale, no, che se tieni premuto il tasto PlayStation ti riporta la home questa volta, perché hanno cambiato tutto. Se te sei in un gioco e tieni pigiato, ti riporta la home. Se te sei sulla home e tieni pigiato, rimani sulla home. È ridicolo. Se pigi... c'è l'unica feature interessante che hanno messo è pigiare due volte. Prima, se pigiavi due volte il tasto PlayStation, ti riportava in gioco. Ora lo pigi due volte, ti apre la shortcut dei, come si chiamano, quegli aiuti del cavolo che ti dà il gioco, gli obiettivi. Con gli obiettivi, la tab già aperta che ti fa rientrare subito in game in quell'attività. Ma comunque, quello, insomma, quello che ho detto nel corso dell'anno con i video, immagino che l'avrete visti, vale per ora. Quindi per me la delusione dell'anno non è un singolo gioco, ma sono tutti quei giochi che non ho avuto modo di giocare per colpa della campagna promozionale del cazzo fatta da Sony, quindi Horizon, God of War, tra l'altro... Non si può nemmeno scusare il GOTY per tutto, specie quando poi hai gente come Cory Balrog che va in giro dicendo questa notizia è fasulla, sì, te l'ha detto, esce, gioco esce, e poi dopo due mesi, il gioco viene rimandato a 2022! Sì. Oppure Jim Ryan che dice tipo 3 o 4 volte, io vi garantisco che Horizon Forbidden West uscirà entro quest'anno, entro fine 2021, e poi viene rimandato a febbraio, cioè...
se non è prendere per il culo questo. Ma oltretutto io parlo anche del fatto che certi giochi siano diventati cross gen, perché alcuni lo sono stati, sì, da principio ti ha fatto girare il cazzo. Gran Turismo è diventato cross gen, quindi come cazzo fai a vendere? Ma anche Horizon è diventato cross gen. Horizon è stato presentato... ha un'impostazione PlayStation 4. Sì, ma era stato presentato come PS5. Sì, sì, ma non è che c'è diventato, quello era già. Vabbè, Gran Turismo era solo next gen perché appariva la scritta only on PS5 e poi è stato trasformato in... L'hanno detto, in corso d'opera hanno deciso di renderlo cross gen. Cioè, se questo è quello che un'azienda vuole darmi, mi dispiace, da quell'azienda non voglio niente. Vediamo dal 2022 cosa avremo, però... Penso che ci saranno altre fregature dietro l'angolo, quindi top. Dai, passiamo a premi belli, dai. Goti. L'ultimo premio bello, ragazzi, è il Game of the Year. Il mio Game of the Year è Little Nightmares 2. Come vi avevo già detto, è uno dei pochi giochi che mi ha lasciato un hype pazzesco una volta arrivata alla fine e che mi ha portato a rigiocarlo per ben due volte, quindi l'ho finito tre volte, una dietro l'altra. Mazzia. E per me è estremamente una rarità, è difficile che io riprenda in mano un gioco una volta terminato, anche se mi è piaciuto tantissimo, eppure non so cosa, forse è l'insieme di tutti gli elementi, quello visivo, quello della colonna sonora, che è stata tanto così da vincere il premio come miglior colonna sonora dell'anno. E probabilmente avrei potuto dargli anche quel premio, però mi sentivo più di premiare il Returnal perché era... un'opera totalmente nuova e non una seconda interazione di progetto. Spero che si senta la sirena perché mi guardavo in giro. Sì, è fantastica, si sentono un po' di rumore. Già miracolo che non è passato il treno perché abito vicino alla stazione, la ferrovia, scusate. Sì, anche alla stazione che ce l'ho qua, però. Vabbè. E, come dicevo, è un gioco che secondo me è fantastico, merita di essere giocato, ve lo consiglio assolutamente. Che perché poi il prezzo non è neanche elevato, il prezzo è bassissimo, di lancio costa... era 40 euro mi sembra, 30 euro forse, di lancio era 39,99. comunque è un gioco, ragazzi, che costa pochissimo, io ve lo consiglio, vi provatelo e secondo me non ne rimarrete delusi, è veramente fantastico sotto ogni punto di vista. Il mio GOTY quest'anno va a... Lo sai. Ah no, ha vibrato anche il telefono. È perché lo sa pure lui. Lo sa pure lui. Death Stranding Director's Cut. L'ho anticipato prima! Non voglio sbilanciarmi, cioè non voglio dilungarmi troppo perché, cioè, ne ho parlato talmente tanto di Death Stranding, ma... Tra tutti i giochi usciti quest'anno, l'unico che veramente mi ha emozionato e che mi ha fatto dire mamma mia che capolavoro è stato Death Stranding. Che si è rigiocato tra l'altro dall'inizio alla fine. Sì, sì, ho rigiocato la Director's Cut. Sì. Però, non è l'unico gioco quest'anno che mi ha emozionato tantissimo. Ce ne sono stati quattro, oltre a quello... E non mi sento di dare il GOTY a uno di loro preciso, lo do alla lo sai saga. A chi lo devi dare? Al creatore. Beh, sono tutti i suoi. Sono tutti i suoi. Io il mio GOTY lo do a Hideo Kojima. I suoi 5 GOTY di quest'anno sono i 4 Metal Gear e Death Stranding. I primi 4 Metal Gear, ovvero quindi... Metal Gear Solid, Sons of Liberty, Snake Eater e Guns of the Patriots. Io, ragazzi, pare che non si è ancora giocato il V, però wow. Io, ragazzi, non avevo idea che mi sarebbe piaciuto così tanto, non me lo sarei mai aspettato. Mamma mia, ma io, allora, il mio primo approccio a Metal Gear è stato traumatico perché non riuscivo a distinguere neanche le lettere, 131 ed era B1. Quando sono entrato nella prima grata era tutto buio e c'era tipo la game mode disabilitata. No, c'era la modalità film, ma era anche, era anche impostata male, quindi aveva input lag. Era tutto nero, non vedevo niente. Terribile. Gliel'ho fissata in un corso d'opera, la vedete, basta che andate a vedere le sue live. Tra l'altro c'è il video di Brick e gliel'ho riguardato l'altro giorno, mi fa, però quello non censurate come aveva mandato. Mi fa crepare, bellissimo. Comunque, Metal Gear Solid è a mani basse uno dei miei videogiochi preferiti, assieme a God of War, The Last of Us e Death Stranding. Non mi sento di premiare un singolo gioco, perché quello che mi ha lasciato, me l'hanno lasciato tutti assieme. È un'odissea vera e propria. Quello più iconico probabilmente è il primo, perché c'è il mio personaggio preferito, che è Grey Fox. Però se penso alla scena più figa, quella che proprio mi rimane più in mente, è il finale del 4. O la cutscene...
bang, quelle lì li adoro. O anche il finale di Snake Eater è una roba fuori di testa. Ma tutta la saga è fuori di testa, veramente è un'opera pensata da un visionario. Canzone più ascoltata è quella del primo, del finale, The Best Is Yet To Come. Secondo me Kojima si è perso qualcosina nel mezzo con Death Stranding. Era partito benissimo e si è perso un pochino strada facendo, inserendo delle cazzate colossali per me, come quella di Princess Beach, che a me continua a dire che sei te che non l'hai capita. Secondo me ha fatto schifo. Stata proprio... Sono probabilmente l'estimatore numero uno di quel gioco e l'ho odiata quella scena, perché è vero che è un qualcosa di autoriale, è un qualcosa di brutto e fuori contesto. Io la scena di e quell'altro scemo in Metal Gear Solid 4 la ritengo più sensata di Princess Beach, nonostante sia letteralmente una frase e una corsa di 10 secondi. Madò, però io, ragazzi, se devo dare il mio vero GOTY quest'anno, lo do a Metal Gear Solid. Verosimilmente al primo, perché è quello che più proprio mi ha meravigliato, perché mai mi sarei immaginato di vivere un'esperienza così completa con una grafica così di merda, un gioco così di merda, un gioco così datato, ma più che altro rapportato a quello che io ho giocato finora. Cioè è superiore al 95% della roba che ho giocato, ma parlo proprio in termini di dettaglio, di cura, di attenzione, ma anche di tema trattato nella narrazione, perché te vai a vedere, è attualissimo, sono giochi ancora attuali come lo era Final Fantasy VII. Sì, fantastico. È stata una generazione meravigliosa, perché ha portato delle opere veramente visionarie al videogiocatore, e molti se le sono perse. Giustamente vengono fatti remake, riproposti in tante salse, però questi titoli, però per me Metal Gear un remake non lo deve avere. Cioè, se lo fanno io lo compro, pago anche 3.000 euro, mi prendo un'edizione in cui mi danno tipo la tuta di Gray Fox, dove devo perdere tutto il mio corpo, morire ma mettermela, la compro. Però devi giocarti l'opera originale per vivere quelle storie. Dovrebbero fare classici remake che ti permettono di switchare nell'opera originale, come no, hanno fatto ad esempio con Diablo 2. Dovresti fare come ha fatto Rockstar con la Trilogy Edition, ovvero fare una remaster di merda, farla pagare 60 euro per una roba obrobriosa. Sì, fatto marcio, quindi dovrebbero fare così in realtà. Sì, sì, almeno ti invogliano a prendere. Poi ti regalano gli originali, Questo io lo vorrei un remake, perché mi piacerebbe vedere certe scene riviste. Però secondo me quello che veramente stupisce di Metal Gear, piccolo spoiler, dal 2022 lo hanno annunciato insieme a Silent Hill. Non lo dite a nessuno, non lo dite ad Andrea, non lo dite ad Andrea, si incazza. Però per me è proprio un valore aggiunto il fatto che il gioco sia visivamente brutto e sia vecchio, e quando lo giochi che ci entri non è possibile, cioè ci rimani proprio male. Ti diverte come non mai, è bellissimo. Sì. Quindi per me è stato comunque un anno bello, perché ho rimediato delle vecchie glorie. Anche per me è stato un anno bello, non posso dire che è stato un anno brutto. Sicuramente è stato meglio di quello dell'anno scorso a livello proprio di anno. Perché no, io parlo di videogiochi. L'anno scorso siamo stati molto intaccati da quello che è stata, lo sapete tutti, l'esperienza col Covid, le chiusure e tutto. Quest'anno poi gli affari nostri. Noi stiamo registrando oggi, che è il 4 dicembre. Il 4 dicembre non abbiamo avuto lockdown, quindi siamo molto sollevati, lasciando perdere Green Pass, le guerre con Green Pass, temi d'attualità vari che non vogliamo entrare non nel vogliamo merito, parlarne qui nel canale. Però a livello di anno è stato, però ci tengo a dire che siamo tutti e due vaccinati con Green Pass, perché non voglio parlarne, ma voglio schierarmi, quindi... Dal momento in cui uscirà questo video, uno dei due potrebbe anche essere morto, perché abbiamo la prossima settimana, io tra due settimane lui la terza dose. È vero. Vabbè, alla fine potremmo mettere tipo la, RIP, la foto nera con la, cioè con le date, nero, foto in bianco e nero, sì. Tipo è morto in data, eh? Ah sì, bellissimo, fantastico, bello. Vabbè, cose... No, sì, è osceno. A parte questo, comunque... Sì, è stato un anno ballerino, ma molto bello, molto piacevole, ha portato dei cambiamenti. Ora dovremmo ricominciare a proporre contenuti con... non dico una certa regolarità, perché quella è difficile da promettere, no. Però dovremmo cominciare a riportare contenuti con una maggior frequenza rispetto a quella che abbiamo avuto nell'ultimo periodo, che è stata nulla. Te non ce l'hai avuta.
E io l'ultimo anno tutti i video l'ho fatti da solo. Lo so, io perché avuto... te hai iniziato al lavoro, poi eri venuto qua, è un casino. Ora succede il contrario. Ora inizia il contrario, perché io sono riuscito a stabilizzarmi con i tempi al lavoro, le questioni familiari, ho finito il trasferimento, quindi adesso sono a posto, ho ritrovato tempo per giocare, ho ritrovato tempo per le mie passioni, come ad esempio la stampa 3D, e porterò avanti nuovi progetti, quindi con un po' di pazienza tornerò a produrre contenuti per il canale. Lo stesso dovrebbe cominciare a fare Claudio. Sì, io però per il momento sparirò, probabilmente farò cose qui con Roberto, però non ho un computer per editare, non ho voglia di comprarlo adesso perché ho altre però spese. Potrebbe fare le live con la Play, perché almeno ha la connessione a casa. Volendo potrei fare volendo potresti Twitch, fare quelle sì. Buoni propositi per il 2022, riprendere in mano l'attività del canale, perché smettere di bestemmiare, manca veramente tanto. No, quella non posso farlo perché al lavoro me le tirano fuori. Io ci sto provando, ma è difficile. Comunque è stato un piacere tornare a registrare video, è stato un piacere tornare a ridare un po' di vita al canale. Spero che possiate continuare a seguirci, ma soprattutto che il 2021 finisca nel migliore dei modi per tutti e che il 2022 possa essere un anno fantastico sia a livello videoludico che umano. Grazie a tutti, ragazzi, per averci seguito. Ci vediamo l'anno prossimo con i prossimi Crudes Awards. No, con è quello il prossimo video che faremo. Con i prossimi video vi anticipo già che ho in lavorazione due video, uno su un quadro comprato su Displate che devo ancora terminare perché mi sono scordato di registrare la seconda parte del video dove lo faccio vedere nel dettaglio, e il secondo è un video tech su un UPS che ho comprato ad onda sinusoidale pura e lo sto testando attualmente da circa 2 settimane. Voglio testarlo per minimo 1 o 2 mesi in questo periodo dove si stanno verificando un po' di problemi sulla corrente, sull'impianto elettrico di casa, quindi vi farò sapere come si comporta, quali sono i pro e i contro, e come al solito vi darò la mia impressione totalmente onesta, come ho sempre fatto. Quindi restate sintonizzati. Sto pensando di fare un video su Cyberpunk, perché sì, ho iniziato Cyberpunk, quindi pensavo di fare un video senza e poi lo vieni a montare qua. No, non lo monto, lo registro e lo carico, faccio un one take e buono. Fai la copertina anche uno shorts. Ma che shorts? Ne parlerò almeno per un quarto d'ora. Va bene. Comunque, torneremo a portare contenuti. Grazie per averci seguito, ragazzi. Vi ringrazio di tutto. Scusate per l'assenza, ma vi promettiamo che torneremo più forti e bravi di prima. Ciao. Bravi, non lo so. E saluta di... Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ragazzi. Buon anno. Buon anno. Sai se ora veramente non ha registrato, si è spento?